La solidità delle banche, parte seconda. Abbiamo accennato alla cessione del credito, cioè abbiamo detto che le banche possono scegliere di alleggerire il proprio rischio del portafoglio crediti vendendo alcuni di essi. La vendita dei crediti deteriorati, ma anche dei crediti a basso rischio a una società esterna, propriamente detta società veicolo, oppure SPV, dall'inglese Special Purpose Vehicle. Ecco, la possibilità di vendere i crediti a una società esterna, SPV, una società veicolo, è una pratica che consente alle banche di trasferire fuori dal proprio bilancio le attività creditizie e quindi il rischio ad esse associato. Conseguentemente è un'attività che genera liquidità che può essere poi riallocata in nuovi prestiti o reinvestita. Vediamo come funziona la cessione del credito. In primo luogo, la banca vende a una società veicolo alcuni dei suoi crediti in bilancio. La società veicolo, è normalmente una società a bassa capitalizzazione e talvolta è detta bad bank quando è volta ad acquistare principalmente crediti deteriorati, cioè crediti NPL, oppure sofferenze, e quindi si prende la briga di recuperare i crediti più o meno rischiosi, i crediti più o meno incagliati, da una parte, e dall'altra emette delle obbligazioni cosiddette strutturate che abbiamo menzionato nella prima parte di questa chiacchierata, obbligazioni strutturate dette anche in inglese asset-backed securities, ABS, cioè costruite su quei crediti, cioè che offrono come collaterale i crediti su cui sono state costruite. E quindi più sicuro, ad esempio, è il mutuo sottostante all'obbligazione che si vuole vendere e maggiore sarà il rating e il prezzo della obbligazione. E altra considerazione è che gli interessi delle obbligazioni vengono poi pagati dalle rate del mutuo sottostante. Se fallisce il mutuo, fallisce anche l'obbligazione. Si tratta dunque di obbligazioni garantite dal sottostante e la cui redditività è legata dalla qualità del sottostante. Più il sottostante è buono, cioè meno rischioso, più l'obbligazione rende poco e viceversa. Quindi la trasformazione dei prestiti in obbligazioni è chiamata cartolarizzazione. Questi ABS, queste obbligazioni asset-backed, vengono poi venduti queste obbligazioni vengono poi vendute sul mercato a investitori istituzionali o privati, e da questa vendita la SPV, la società veicolo, riceve della liquidità che può usare per acquistare altri crediti dalle banche. Quindi si tratta di un circolo virtuoso che funziona bene fino a che gli ABS sono strutturati su crediti a basso rischio, quindi hanno un rating molto buono e sono facilmente rivendibili sul mercato, cioè commerciabili. Il problema sorge quando il contenuto di questi ABS assume gradi di complicazione, ad esempio prestiti a basso rischio vengono impacchettati, mescolati con prestiti a diversi gradi di rischio e allora diventa molto difficile valutarne il rischio,
di queste obbligazioni impacchettate e quindi diventa anche difficile esprimere un rating affidabile. E infatti a volte capita che un'ondata di insolvenze fa saltare i prestiti sottostanti e quindi genera un downgrade immediato degli ABS trasformandoli rapidamente da AAA a junk. E a questo punto questi titoli non sono più rivendibili sul mercato e il flusso di liquidità che ricadeva sulle società veicolo si interrompe e di conseguenza si interrompe il flusso di liquidità che ritorna alle banche e le banche vanno in crisi di liquidità. Oh, le banche che sono particolarmente avvezze alla cessione del credito, ad esempio le banche americane che abbiamo visto all'opera nella crisi del 2008, in quel caso, quando si interrompe il flusso di vendita degli ABS, si trovano di fronte a un'improvvisa crisi di liquidità con gravi problemi di solvibilità verso i loro creditori. E per quanto concerne gli investitori che hanno invece comprato gli ABS, che da AAA sono diventati junk, beh, in genere questi titoli strutturati sono praticamente privi di un ente solvibile perché le società veicolo per loro natura non sono sufficientemente capitalizzate e quindi gli investitori debbono incassare delle perdite. Talvolta anche perdite totali sull'investimento. Ed inoltre questi investitori, questi obbligazionisti, spesso percepiscono un interesse da obbligazione AAA che è inferiore al rischio poi effettivo nascosto nel titolo. E quindi hanno ricevuto anche da questo punto di vista, meno soldi di quanto effettivamente spettasse loro se il rischio fosse stato prezzato correttamente. Tornando a Monte dei Paschi, dai bilanci si possono ricavare dei dati sull'andamento della cessione del credito negli ultimi anni. Quello che ci interessa sapere è quanto la banca guadagna dalla cessione dei crediti oppure quanto perde, cioè genera delle minusvalenze, magari perché vende i crediti a un prezzo inferiore rispetto a quello indicato in bilancio, perché appunto si vuole liberare di crediti in sofferenza. E allora, per avere un'idea di quanto l'attività di cessione del credito contribuisca agli utili o alle perdite della banca, la andiamo a rapportare al margine di intermediazione che esprime il valore netto della produzione delle varie attività della banca, cioè che comprende i prestiti, le commissioni, gli investimenti finanziari, la cessione del credito, cioè comprende, come abbiamo già detto, il ricavo netto totale della banca. E osserviamo che il contributo della cessione del credito è molto ridotto rispetto ad altre attività che generano ricavi netti molto molto più consistenti, ad esempio appunto gli interessi e le commissioni essenzialmente. E questo perché è noto che le banche italiane, quindi anche per MPS, utilizzano molto meno la formula della cessione dei crediti e della relativa cartolarizzazione, molto meno rispetto alle banche americane che praticamente hanno inventato questo business. Inoltre notiamo, e questa è una situazione comune alla maggior parte delle banche italiane, che dal 2012 in poi la cessione del credito ha generato minusvalenze,
cioè perdite di rilevanza maggiore rispetto a quanto abbiano mai contribuito come plusvalenze, cioè come utili. Questo vuol dire che negli ultimi anni le banche sono state costrette a vendere rapidamente dei crediti molto svalutati rispetto al valore originale, talvolta fino all'80% in meno. E comunque, e quindi possiamo concludere che l'attività di cessione del credito è in Italia un'attività che ha essenzialmente la funzione di alleggerire il carico creditizio, di una banca per diminuirne il rischio di credito complessivo. Allora, possiamo dire che nonostante le minusvalenze che questa cessione del credito comporta, le banche decidono spesso comunque di vendere i propri crediti meno performanti perché alleggeriscono il portafoglio crediti dalla zavorra del rischio di insolvenza e ricavano un po' di liquidità che può essere reinvestita in attività meno rischiose. Ed inoltre, cosa importante, si liberano dei costi e dei tempi di recupero crediti che in Italia, naturalmente, come sappiamo, possono essere molto molto ingenti e che vengono trasferiti a queste società veicolo che sono poi specializzate nel recupero crediti. Vediamo adesso che cos'è il rating. Il rating, di una banca. Il rating di una banca è il rischio di fallimento di una banca tipicamente suddiviso in classi di rischio da AAA, per le banche più sicure, a C, un'unica C, per le banche più a rischio di default. Ma perché si parla tanto di rating delle banche? Sostanzialmente perché le banche, per il tipo di attività che conducono, si espongono quotidianamente a una serie di rischi, come abbiamo detto, cioè il rischio di credito, il rischio di tasso di interesse, il rischio di mercato, il rischio di liquidità, che le aziende finanziarie, ma anche quelle di gestione patrimoniale, che le aziende non finanziarie, cioè le aziende industriali e quelle della gestione patrimoniale, no, non hanno, non devono saper gestire. Un'industria non ha il problema dei, crediti non performanti. E così le aziende di gestione patrimoniale, in sostanza, le banche che gestiscono il credito hanno una forte esposizione al rischio. E spesso poi affrontano questi rischi con una leva, cioè con un rapporto impieghi patrimonio netto più alta delle aziende di qualsiasi altro settore che abbiano crediti. In media un rapporto 10 a 1, cioè gli impieghi sono spesso pari a 10 volte il patrimonio netto e i fallimenti delle banche dipendono quindi e principalmente dalla loro incapacità di gestire adeguatamente questi rischi. È quindi importante capire come una banca si classifica, cioè che il rating ha in rapporto proprio alla possibilità di fallimento, sia che si tratti di una piccola banca in cui abbiamo messo i nostri soldi, sia che si tratti di un grande gruppo da cui magari dipende poi la solidità di tutto il sistema bancario. Il rating delle banche si valuta principalmente su tre variabili specifiche. La prima che considera le scelte in tema di gestione dei rischi, per esempio l'impiego di risorse in attività più o meno rischiose, la politica di copertura, tutto ciò che concerne la gestione del rischio di credito. 2.
L'equilibrio patrimoniale, cioè la capacità di fare fronte con risorse interne alle crisi generate dai rischi menzionati, che sono appunto principalmente crisi di liquidità e di solvibilità, cioè crisi in cui i prestiti non vengano rimborsati e crisi in cui i depositi vengano invece ritirati. Terzo punto, la redditività, che rappresenta l'efficienza nell'impiego delle risorse e quindi la capacità di produrre profitti e quindi la capacità di tamponare eventuali situazioni di perdita dovute a buchi di bilancio generate da crediti non rimborsati. Quindi gli indicatori, allora, gli indicatori di solidità per valutare il rischio di fallimento della banca sono i seguenti. Il primo, il rapporto mezzi propri impieghi, che è un indice patrimoniale che ci dice quanto la banca è in grado di far fronte internamente agli impegni presi. Quindi rapporto mezzi propri impieghi. Due, il rapporto rettifiche attività deteriorate, cioè il tasso di copertura in pratica, cioè quanto la banca accantona per coprire i crediti a rischio. 3. Il rapporto fra crediti sani ed esposizione totale, che è un altro indicatore di solidità del credito e di politica prudenziale della banca in termini di concessione del credito. Ci dice quanto è esposta la banca sui crediti, quanta parte di questi crediti sono sani. E l'ultimo parametro, il quarto, il ROE medio, cioè medio degli ultimi 3 anni, che è un indicatore di redditività della banca. Incrociando questi quattro parametri, la società Borsari definisce un rating in cui 7 significa corrisponde ad AAA e 3 corrisponde a C, cioè junk. Se si paragona la classifica fatta dalla società Borsari con la pubblicazione dell'agosto 2016 rispetto a quella del febbraio 2016, si nota un preoccupante popolamento della sezione C. E tra l'altro la banca di Teramo, che era ultima in classifica, oggi non esiste più, oggi siamo appunto ai primi di settembre, al 5 settembre 2016, oggi non esiste più ed è stata assorbita da una piccola banca di credito cooperativo locale. Il rating Borsari riguarda quindi la solidità delle banche in rapporto alla possibilità di fallimento e quindi di bail-in. E allora comprare obbligazioni oppure aprire un conto in una banca C è immensamente più rischioso rispetto ad una banca AAA. Cioè aprire un conto in una banca AAA è possibile con relativa tranquillità e significa, a meno di fatti imprevedibili, di rivedere i propri soldi. Viceversa, aprire un conto in una banca C è sconsigliato e comunque deve essere opportunamente remunerato da un tasso di interesse che premia il maggior rischio a cui si va incontro. Parliamo adesso di fair value delle banche quotate. Con il termine fair value, FV, generalmente si esprime il valore dei mezzi propri di un'azienda, in questo caso di una banca, e i mezzi propri si suddividono in titoli azionari acquistabili sul mercato.
quando un investitore vuole comprare delle azioni di un'impresa, deve necessariamente imparare a valutare il prezzo giusto dei mezzi propri di cui intende acquistare delle quote, perché ai suoi occhi i mezzi propri valgono di più del valore iscritto a bilancio se l'impresa si dimostra solida, rispettosa del patrimonio e redditizia, e quindi distribuisce un adeguato ritorno agli azionisti e non mette a rischio il patrimonio. Distribuisce utili, non mette a rischio il patrimonio, ha delle sufficienti coperture e una solidità patrimoniale adeguata. Se invece l'impresa tende a sperperare le riserve degli utili, non tutela il patrimonio degli azionisti, ogni 2 anni richiede un aumento di capitale ed è in evidente rischio di fallimento, naturalmente il potenziale azionista sarà disposto a pagare le quote del patrimonio a un prezzo inferiore rispetto a quello iscritto in bilancio. Poiché, come abbiamo già detto, la solidità patrimoniale e il rischio di fallimento della banca sono espresse dal rating, da un rating, in questo caso dal rating borsari a cui stiamo facendo riferimento, il fair value di una banca si calcola correlando i mezzi propri della stessa con il suo rating. Maggiore il rating e maggiore sarà il prezzo giusto dei mezzi propri. Cosa vuol dire questo? Che io azionista sarò disposto a pagare i mezzi propri a un valore superiore rispetto a quello che trovo in bilancio perché so che questa banca è solida, tutela e remunera il mio capitale e quindi è un investimento più sicuro rispetto ad altre banche con rating più basso. Attenzione perché sia per le banche quotate che per quelle non quotate sarebbe lacunoso fermarsi ad un fair value che però non tenga conto della valutazione che i mercati finanziari fanno dei mezzi propri del settore bancario. Ad esempio, se la signora Maria una mattina si reca dalla sua vicina di casa, la signora Carla a prendere delle mele che crescono nel frutteto dietro casa sua, la signora Carla si sente un po' in imbarazzo a farla pagare, ma la signora Maria insiste, non vuole sentire discussioni, allora la signora Carla la invita a decidere lei un prezzo al quale è disposta a pagare 1 chilo di mele. Queste mele sono succose, croccanti e a chilometro zero, e allora la signora Maria pensa di non poter trovare niente di meglio in giro e paga 5 euro. Ma il pomeriggio stesso la signora Maria va al mercato di paese e si accorge che il prezzo medio di 1 chilo di mele della stessa qualità non supera i 2 euro, anche per quelle più belle ed invitanti. Nessun commerciante si azzarda a chiedere più di 2,5 euro al chilo perché sa che oltre quella cifra il pubblico non sarebbe disposto a pagare oltre. E allora la signora Maria capisce che ha pagato le mele a un prezzo che a lei sembrava conforme alle sue aspettative, ma se paragonato alla media di mercato diventa sopravvalutato. E allora la valutazione media che il mercato fa in quel momento del settore mele è meno della metà di quanto la signora Maria si è offerta di pagare. E quindi, se la signora Maria si fosse informata per tempo di quanto costa mediamente 1 chilo di mele nel mercato ufficiale, avrebbe sicuramente fatto una valutazione più completa e realistica. Trasferendo questo esempio al settore bancario, dobbiamo considerare quello che è un rapporto importante, il rapporto medio fra i prezzi di borsa e i mezzi propri delle banche quotate, che possiamo chiamare come coefficiente di borsa. E questo è un buon punto di riferimento per capire come i mercati valutano il settore. Per intenderci, in questo momento
Il coefficiente agosto 2016 vale 0,35, rapporto fra prezzo e mezzi propri, e ciò vuol dire che in media i mercati valutano il settore bancario meno della metà dei mezzi propri. E questa è una cosa brutta perché indica una grande sfiducia degli investitori nei confronti delle banche, tanto che in media questi non sarebbero disposti a pagare neanche la metà del valore di bilancio dei mezzi propri delle banche quotate. E quindi, a prescindere dalle motivazioni più o meno fondamentali, più o meno speculative che fomentano questa sfiducia, dobbiamo assolutamente tener conto del sentiment di mercato per non rischiare. Per non rischiare di fare come la signora Maria che ha ottusamente sopravvalutato le sue mele, e quindi una volta individuato il prezzo fair dei mezzi propri di una banca, troviamo il prezzo fair di ciascuna azione dividendo i mezzi propri, il prezzo fair dei mezzi propri con il numero delle azioni, e questo parametro ci serve sia per fare investimenti nelle banche quotate in borsa, sia per capire se le azioni che mi sta vendendo la mia banca sono prezzate adeguatamente e, come sappiamo, spesso non lo sono, o perlomeno non in modo trasparente. E allora il prezzo fair risulta dalla correlazione tra il prezzo di borsa, i mezzi propri della banca, il rating borsari e il coefficiente di borsa, espresso come il rapporto medio prezzi-mezzi propri. Una volta ottenuto il prezzo fair, possiamo confrontarlo con quello effettivo di borsa per cercare buone occasioni d'acquisto e puntare su quei titoli che in questo momento sono particolarmente sottovalutati. Se il nostro fair value è giusto, è probabile che nel giro di qualche anno, stiamo parlando di un investimento di lungo periodo, evidentemente, è probabile che i prezzi si rivaluteranno portando un buon guadagno. Ma naturalmente sceglieremo quei titoli per i quali abbiamo ragione di credere che sopravviveranno alla bufera in corso e che non sono svenduti a prezzi bassi proprio perché stanno per fallire. E quindi ci concentreremo sulle banche sistemiche, come ad esempio MPS, UniCredit, eccetera. Per esempio, a Monte dei Paschi al momento sembra essere sottovalutata del 60%, e dal momento che dall'Italia all'Europa si fanno salti mortali per risanarla, possiamo anche correre il rischio di investire qualche migliaia di euro e aspettare che passi la nottata. Altro discorso magari per Carige, per i quali il mercato potrebbe nutrire dei concreti timori di fallimento, in mancanza poi di qualcuno disposto ad aiutarla. E quindi acquistando questo titolo avremmo molte più probabilità di ritrovarci con un pianto di lenticchie, in mano. Per quanto riguarda la valutazione delle banche non quotate, diciamo che quando una banca non quotata mette in vendita delle azioni, ci si attende che il prezzo di queste azioni sia comparabile con i prezzi delle banche quotate. E per questo motivo è opportuno che la valutazione del prezzo fair delle banche non quotate tenga anch'essa conto della valutazione media che la borsa fa delle banche quotate, che abbiamo chiamato coefficiente di borsa. Evidentemente che è il parametro che abbiamo a disposizione per valutare anche aziende che invece non sono quotate, per le quali manca un coefficiente di borsa. La cosa che ci dà da pensare è però che al momento la borsa non dà una valutazione molto indulgente delle banche quotate. In media le valuta, come abbiamo detto, meno della metà dei mezzi propri, e questo andrebbe a penalizzare significativamente le banche non quotate,
che invece il rating borsari ha giudicato piuttosto positivamente. È quindi importante che gli azionisti imparino a valutare il prezzo giusto delle azioni che la banca ci propina, spesso costringendoci a comprarle per poter poi accedere al credito. In questo caso si parla di sistema mutualistico, cioè di acquisto di azioni in cambio di prestiti, caratteristico delle banche di credito cooperativo e delle banche popolari, anche se il governo sta cercando di riformarlo, e che ha caratterizzato tra l'altro la Popolare di Vicenza, che ad esempio un'azione della Popolare di Vicenza veniva venduta dalla banca stessa tra i 60 e i 40 euro fino a poco tempo fa, per poi calare successivamente fino al tragico epilogo di 0, centesimi per azione, il tutto nel giro sostanzialmente di un anno. Quindi, laddove ci accorgiamo che il nostro fair value si discosta clamorosamente dal prezzo della banca, possiamo negoziare oppure rivolgerci a un'altra delle 700 banche che costellano il paese. Vediamo infine una valutazione del fair value con il metodo EVA, metodo che applichiamo alla gestione patrimoniale. Come abbiamo detto, con la progressiva deregolamentazione e abbattimento dei confini dell'attività bancaria, le banche si sono trasformate in un sistema ibrido di attività creditizie e di intermediazione mobiliare che permette loro di guadagnare non solo dal margine di interesse, ma anche dalle commissioni di gestione della raccolta in diretta. È nato cioè il private banking e la promozione finanziaria, cioè delle vere e proprie aziende dedite quasi esclusivamente alla consulenza e gestione patrimoniale dei clienti che guadagnano sugli eseguiti e sulle commissioni di vendita di prodotti finanziari. Liberandosi dall'attività creditizia, queste aziende sentono molto meno il prezzo, del rischio, sentono molto meno il peso del vincolo patrimoniale e di solvibilità, e la valutazione di queste aziende è ponderata prevalentemente sulla performance reddituale dell'impresa. Ed inoltre, con l'espandersi della raccolta indiretta, spesso incentivata da un contesto reputazionale positivo e da un marketing efficace, e i bassi costi operativi, queste aziende riescono a realizzare margini molto soddisfacenti e ritorni molto superiori al sistema bancario. Quando si confronta una banca commerciale, una tipica banca commerciale, con delle realtà del risparmio gestito, come ad esempio Banca Mediolanum o Azimut, l'osservazione è che con il ridursi dell'esposizione creditizia sugli impieghi, che è attestata fra l'altro anche da una riduzione del margine di interesse sul margine di intermediazione, fino al caso estremo di Azimut, i cui ricavi sono costituiti esclusivamente da commissioni nette generate dalla gestione, ecco, con il ridursi dell'esposizione creditizia sugli impieghi, aumenta contestualmente il ROE,
che si porta ben oltre il tasso generalmente atteso dagli azionisti per una impresa generica, per un'azienda generica del settore bancario, cioè il 7%, e questo premio di rendimento, EVA, Economic Value Added, questo premio di rendimento che l'azienda di gestione patrimoniale conferisce ai suoi azionisti viene prontamente preso in considerazione dalla borsa, che mediamente valuta le aziende quotate circa 2 volte i mezzi propri, sempre prendendo in considerazione il coefficiente di borsa prezzi diviso mezzi propri. Quindi la valutazione che dobbiamo fare è che l'azienda Borsari fa, premia quelle aziende che hanno un rendimento superiore al tasso atteso del 7%, supponendo che riescano a mantenere questo risultato per 10 anni e lo aggiungono ai mezzi propri. Nel caso di EVA negativo, il fair value viene invece calcolato sottraendo il rendimento negativo ai mezzi propri, supponendo che questo rendimento negativo possa durare per 5 anni prima che l'azienda decida di mettersi in riga e quindi penalizzando l'azienda in ragione della sua incapacità di essere profittevole come o più dei concorrenti. Confrontando il prezzo fair con i prezzi di borsa, cioè il prezzo fair borsari con i prezzi di borsa, vediamo che a differenza del settore bancario, il comparto degli intermediari finanziari è valutato con maggiore ottimismo dai mercati, un coefficiente di borsa 2.03. E questo corrisponde alle attese perché questa attività è molto meno rischiosa ed è più redditizia e quindi la borsa si attende che continuerà ad esserlo e la valuta i mezzi propri molto di più di quanto è iscritto in bilancio, soprattutto nel caso di alcune realtà importanti come Fineco, Azimut e Mediobanca. Ma nell'ottica di un investimento azionario di lungo periodo è sconsigliato posizionarsi long su questi titoli, in quanto talvolta il comparto è spesso sopravvalutato e in poche settimane questi titoli possono subire anche un brusco riassestamento al ribasso, allorquando le borse iniziano a rendersi conto poi dell'effettivo valore di queste aziende, di cui forse hanno sopravvalutato la capacità reddituale e quindi spesso riportano i prezzi di borsa sul fair value.